Amici di Giacomo, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Siamo anche quest'anno qui al Liceo Volta perché c'è l'iniziativa che ci presentano questa mattina i ragazzi, gli studenti, guardate quanti sono, che sono qua con noi nell'Aula 20 per connessione. Speriamo, ecco, di riuscire a sopravvivere a questa connessione un po' ballerina. Saluto, buongiorno e ringrazio il preside, il Buongiorno. dirigente scolastico meglio, Valtorta, buongiorno, Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori Telespettatori. di Radio Ciao Como, Radio Ciao Como, che ringraziamo moltissimo per diciamo così, per questo supporto che ci dà nel presentare questo Gira per il Volta 2024 che si terrà il giorno appunto 26 ottobre dalle 11 alle 15:30. Quindi sabato prossimo i comaschi potranno venire qui a vedere Esatto. quello che c'è, perché non è solo una scuola classica di grande tradizione il Volta, ma è anche altro, giusto, È preside? anche e soprattutto molto altro, cioè è occasione per aprire la scuola al territorio e mostrare un po' questi tesori. Ecco, infatti, molti li abbiamo qui, molti, Una parte, una diciamo. parte li abbiamo qui, i ragazzi sono già pronti perché loro faranno da ciceroni, giusto? Esatto, faranno da ciceroni, accoglieranno tutta la popolazione che vorrà vedere sabato questi tesori. I ragazzi sono a disposizione, sono stati istruiti dalla professoressa Marelli Roberta, docente di storia dell'arte del liceo, bravissima, che si è anche quest'anno prestata all'organizzazione di questo Giro per il Volta. Lei è l'anima del Giro per il Volta, la ringrazio. Sì, perché ogni anno in Grazie, preside. effetti è lei che ci contatta, ma è lei che ci tiene molto. Ecco, una cosa importante, Roberta, è gratuito questo Gira per il Volta, L'ingresso è quindi libero, sabato si gratuito, può venire. continuativo per tutta la giornata. Ok. Sicuramente dobbiamo ringraziare anche gli altri colleghi della scuola, in particolare il professor Ferré, referente della biblioteca, che ha preparato i ragazzi sull'illustrazione di tutto il patrimonio di libri antichi che qui è in minima parte presentato, ma poi verrà esposto in quest'aula il giorno del Gira per il Volta. Che Poi, classe sono i ragazzi? sono un po' di tutte le Ah, classi, tutti. classico e scientifico del triennio, Ok. terza, quarta, Va quinta. bene. Poi dobbiamo ancora salutare e ringraziare la professoressa Iperico, che insieme alla professoressa Leali, che però ora non vedo, non è ancora riuscita ad arrivare, animano il gruppo Ok. del Museo di Scienze, il laboratorio, il Museo di Fisica, il gruppo Dona la Voce, che poi viene presentato dalle ragazze. C'è la collaborazione anche dei docenti di scienze per l'apertura dei laboratori di chimica e di fisica il giorno del Gira per il Volta, che servono ad applicare le conoscenze che Volta mise in pratica nell'elaborazione di queste strumentazioni. Quindi quel giorno avremo anche i laboratori attivi. Ok, molto bene. Lascio la parola al preside. Grazie mille, professoressa Marelli. Ecco, qui con me c'è anche la vicepreside, che come sempre è molto attenta e anche lei, diciamo così, molto favorevole a questa iniziativa Gira per il Volta. Abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi, a fare un po' gli onori di casa, diciamo l'onore, il sindaco Alessandro Rapinese, sindaco di Como, e l'assessore Colombo. Questo per noi è, ripeto, motivo di orgoglio perché il sindaco rappresenta, Cioè, diciamo perché è il così, patrocinio del comune di Como, giusto? patrocinio Patrocinio del del comune comune di di Como. Como, è il primo cittadino e rappresenta, diciamo così, la cittadinanza di Como. Però lui ha fatto il Grazie. setificio, non ha fatto il Volta. Niente, ma Ha fatto anche male. è qua con noi e questo per noi è motivo ovviamente di orgoglio e lo ringraziamo. No, Saluto del teoria sindaco, è allora, grazie detto, sindaco. grazie. C'è qualcosa No, scritto non sul devi schiacciare computer? nulla, Sì, funziona scusate. perfetto. Ok. No, è per noi motivo di orgoglio aver potuto patrocinare un evento di questa natura che non solo consente ai cittadini comaschi, a chiunque voglia, Vicino, più vicino, okay, voglia godere di questo immobile, di questa visita, ma anche di tutto quel patrimonio immateriale che si ha. Devo dire che, ahimè, trovandomi nella condizione di dover gestire un patrimonio importante, poi in questi giorni le polemiche sulle scuole la stanno facendo la padrona, è un vero piacere, veramente un piacere,
passeggiare per dei corridoi dove si vede che tutto è perfettamente ordinato. Devo dire, sembrano cose semplici, ma non lo sono. Ad esempio notavo quelle che sono le vostre bacheche, il fatto di avere tutto esposto con ordine, e si vede la passione. E questo fa bene, ma non solo all'aspetto del patrimonio tangibile, ma anche proprio quello che è il patrimonio immateriale, ovvero consentire a delle persone di accedere in uno di questi plessi, peraltro storico ed effettivamente una proprietà del comune magnifica questa. E questa è l'aula Benzi, lo ricordiamo, è forse l'aula più classica, vero? Specifico, queste persone che sono state citate, questi docenti, lei, non hanno esattamente la responsabilità della manutenzione patrimoniale, ma il fatto che vi spingiate a una gestione così attenta è veramente, genera ottimismo. Grazie. Ecco, e fa capire che è una comunità forte dove eventi di questa natura non sono dovuti, nascono per la passione di mostrare il proprio patrimonio, e devo dire che mi è capitato di partecipare ed è francamente un orgoglio. Quindi c'è il patrocinio del comune, che intende appunto tutta la comunità, siamo orgogliosi di voi e questo è il motivo. Poi il vero, la vera verità è che ha fatto tutto l'assessore Colombo, quindi è bene che ne parli. Esatto. Io... assessore, un saluto anche da parte tua. Saluto anche da parte tua, assessore. Grazie sindaco, ciao Marco. Ciao Enrico, buongiorno. Ma l'iniziativa Gira per il Volta, oltre a essere patrocinata e sostenuta dall'amministrazione comunale, è anche un'occasione per, diciamo, sfatare un mito. Quando si pensa al liceo classico si pensa alla versione di latino, alla versione di greco, si pensa al mondo classico. In realtà il nostro liceo classico è un unicum, perché in realtà ha tutto un filone legato alla scienza, legato a Alessandro Volta, e che apre quella strada tale per cui Como sia una città d'arte, una città di cultura, ma è soprattutto una città di scienza. È vero, sì, nel nome del più grande scienziato che appunto abbiamo, che è appunto Alessandro Volta. Ed è un filone che l'amministrazione, in vista del prossimo bicentenario e in vista delle celebrazioni della Pira del 2029, sta iniziando ad avviare. Di conseguenza, Como ha tutto per essere una città d'arte, sono iniziative come queste che accendono i riflettori anche su un qualcosa di unico come appunto il mondo scientifico, che non tutti i licei classici possono vantare in Italia. Decisamente sì. Vicepresidente, vuole salutare anche lei? Così un saluto e poi passiamo ai ragazzi che sono i protagonisti. Sì, e poi lascio la parola a loro che sono i veri assoluti protagonisti, e grande orgoglio, motivo di orgoglio per me e per il dirigente, che ancora una volta si riesca ad aprire le porte del nostro liceo e far conoscere alla cittadinanza quello che è il patrimonio custodito. E quindi un ringraziamento ovviamente doveroso al Comune che ci ha sostenuto in questi anni, anche quest'anno, in questa iniziativa. Io però lascerei la parola ai ragazzi. Ai ragazzi, esattamente. Sentiamo direttamente i ragazzi. Dimmi, sindaco. Secondo me è il caso di intervistare Emma e dire cosa... Dai, fa l'intervista al sindaco, ma che onore, ti intervista il sindaco. Per vedere, tu qual è, dove Emma. Come primo... Buongiorno Emma, buongiorno. Tieni il microfono. Sono Emma Induni, classe 4 CA. Che cosa fa la 4 CA? Scientifico classico. Okay. E appunto vogliamo esporvi alcuni dei più antichi volumi che detiene la nostra Tienilo biblioteca. Vicino. Perfetto. Possiamo iniziare con questa copia ottocentesca. Ecco, tutto questo, adesso i ragazzi ci faranno vedere una parte. Tutto questo e altro, io lo ricordo ancora perché è importante, sabato pomeriggio, molto altro, sì, Emma, sabato dalle 11 possono venire i comaschi e vedere. Voi sarete qui anche sabato, giusto Emma? E farete i ciceroni. Tutto il giorno, quindi ricordatevelo. Allora, iniziamo da queste cose. Appunto, questa è una copia ottocentesca di un dizionario dal latino all'italiano. Appunto. Aspetta che lo tengo io così, almeno facciamo. Aspetta, questo ecco, non funziona benissimo, te lo tengo io, vai. Ok, di Egidio Forcellini, vissuto circa nel 1700. Possiamo sfogliare anche le pagine, appunto scritto molto in piccolo. Invece questo è un altro dizionario. Sì, questo... Ecco, il tuo nome? Faccio così. Io Emma. Emma, anche te. Buongiorno. Tieni tu, così okay. Ti agevolo. Allora, appunto, questo è soltanto un estratto di quello che poi potrete vedere. Abbiamo preso appunto degli esempi delle tipologie di libri che poi andremo a mostrare sabato. Grazie. Questo appunto è il Lexicon Greco Latinum di Ioannis Scapula.
edito 1820, quale la nostra edizione, ed è un dizionario dal greco al latino, perché al tempo, appunto nel XIX secolo, a scuola si traduceva dal greco al latino. Qui invece abbiamo... Io ho fatto il classico anch'io, ma ho fatto il classico male, e già l'italiano greco era difficile e complicato, dal greco al latino ancora di più, penso. Comunque, è qualcosa di storico. Assolutamente, assolutamente. È conservato pazzescamente bene. Sì, poi appunto sabato la cittadinanza che vorrà venire nel nostro liceo potrà anche sfogliare i libri ovviamente con cura, con i guanti, perché molti volumi sono antichi, certo. Molto più antichi anche di questo. Qui invece abbiamo il Codex Atlanticus di Leonardo da Vinci, e qua invece abbiamo questa e quella lì, sono delle opere di epoca fascista, perché quest'anno abbiamo introdotto anche questa sezione umanistica del Gira per il Volta, in cui ci focalizzeremo anche per esempio su... come Mussolini magari strutturava anche i discorsi, comunque analizzeremo proprio delle parti di questi libri. E poi invece abbiamo delle copie anastatiche, per esempio qui dello Zibaldone di Leopardi, qui invece delle poesie di Giosuè Carducci, e qua per esempio è un esempio di un altro di un'altra tipologia di volume che abbiamo in questo liceo, che appunto è uno spartito donato dalla regina Margherita nel 1832. E lì invece abbiamo le tavole. Io ho sovvertito quello che era Loria, c'era Emma che doveva iniziare. Aspetta, infatti, no, il sindaco giustamente dice che no, fa niente sindaco, non è un problema. Tanto tu sei sempre, cioè, così, è sempre un po' una cosa, vabbè. Adesso, c'è anche il gufo. C'è anche il gufo, sì, facciamo anche il gufo, sì, certo. Comunque le due M facciamole finire, poi passiamo alle altre. Sì, appunto, stavo concludendo. Quella è una copia delle tavole, quindi delle illustrazioni, di una delle più mature rappresentazioni della miniaturistica rinascimentale, quale la Bibbia di Borso d'Este. Quindi, perfetto, molto, molto bene, ragazze, grazie. Allora, avete già Emma ed Emma, buongiorno, grazie ragazze. Adesso chi tocca? Tocca a te, prego. Allora, il nome e poi mi spiegate, prego. Buongiorno, io sono Elisa Righetti e frequento il liceo classico, la classe quinta CB, e parlando più in generale della nostra scuola, questo luogo è in realtà molto più di una scuola, perché le aule e gli ambienti dove frequentiamo le lezioni tutti i giorni e anche il cortile interno dove trascorriamo l'intervallo sono dei luoghi storici. La loro storia inizia nel XIII secolo con un primo complesso monastico che verrà poi ampliato nel 600 attorno al nucleo principale, che è quello della chiesa di Santa Cecilia. E fu l'architetto ticinese neoclassico Simone Cantoni nel primo ventennio del 1800 ad adattare il complesso monastico a sede scolastica e a realizzare quest'aula in cui ci troviamo oggi, che è la Sala Benzi, e che fu la sala di lettura pubblica della biblioteca della città di Como fino al 1968, e dall'anno successivo fu poi trasferita nella sede di Palazzo Odescalchi. Allora, perfetto. Presentati anche tu. Io sono Tobia Perfetti, anche io frequento il classico, sezione quinta CA, e ci tengo... sempre vicino, okay. Scusa, lo so. No, non ti preoccupare. E ci tengo, a nome di tutti gli studenti e tutti i docenti, ad estendere l'invito a questo evento a tutta la cittadinanza comasca e non, per conoscere proprio questi luoghi che sono estremamente significativi per la storia di Como, hanno moltissimo ancora da insegnare, soprattutto ai giovani, e ci tengo a far sapere che sarà una giornata con un'atmosfera assolutamente positiva. Noi saremo entusiasti di accogliere tutti coloro che visiteranno il nostro liceo per far conoscere le testimonianze assolutamente significative e bellissime della figura non solo di Alessandro Volta, ma di fatto anche dell'intera storia della città di Como. Perfetto. Si alternano i ragazzi, li presentiamo tutti, presenteranno qualcosina proprio per introdurvi a questa girate per il Volta di sabato prossimo. Ve lo ricordo ancora, è un ingresso libero, come dice la locandina, non dovete neppure prenotare, basta presentarsi. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Molteni di Quarta CA e sono qui per dirvi che è da diverse settimane ormai che i nostri docenti ci preparano durante le lezioni di storia dell'arte e anche in incontri pomeridiani di formazione presso l'aula di fisica e la biblioteca della scuola, per arrivare preparati per l'incontro di sabato prossimo. Mi hai fatto fare una preparazione importante per questa cosa qua di oggi, brava comunque Roberta, brava.
Perché sabato prossimo saremo lì ad accogliervi come studenti ciceroni e noi cogliamo davvero l'importanza di questi momenti di formazione, perché è bello poter mettere in pratica quello che studiamo sui libri e per esempio osservare dal vivo queste meravigliose colonne di ordine ionico, ma anche i bei fregi che sono presenti in aula premi, oppure trovare raffigurate sulla facciata del volta figure importanti della nostra storia come Plinio il Vecchio, il Vescovo Abbondio o anche altri, e poi studiare anche per esempio personaggi che sono stati importanti a livello territoriale come Ercole Silva. Io sono Martina Casale, sempre di Quinta Classico D, e appunto durante le ore di storia dell'arte è bellissimo riuscire a girare per la scuola anche per confrontarci con la bellezza di questo luogo, come potete vedere dalla sala Benzi. Devo dire, in effetti, Martina, fammi fare ancora una zoomata, questa aula qua è veramente splendida, è l'aula Benzi, appunto. Ed è anche molto bello appunto durante queste ore incontrare i professori e il preside che si complimentano sempre con noi sorridendo. Ok, ragazzi, allora, tocca a te. Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno. Io sono Domenico Ciampani di Quarta CB e l'evento del Gira per il Volta si svolge annualmente in autunno dal 2013 e questa è l'11ª edizione. È un progetto artistico che abbraccia l'antico ma anche il contemporaneo, centrato sulla figura di Volta e sulla storia della città di Como. Pensiamo che sia importante mantenere vivo in un clima di passione e curiosità il dibattito tra cultura umanistica e scientifica, che ha contraddistinto sin dai tempi di Alessandro Volta il nostro liceo come istituzione scolastica. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Amedeo Marra, anch'io di Quarta CB. E appunto questo luogo in cui ci troviamo fu anche desiderato da Volta, docente qui di fisica, cioè docente di fisica al ginnasio e dirigente qui, e appunto lui spinse per realizzare una biblioteca civica che potesse contenere tutto il patrimonio librario cittadino che già era abbondante all'epoca. Okay. Buongiorno, io sono Francesco Sollazzo di Terza CB. E per parlare invece dell'importanza del nostro liceo, noi riteniamo che esso sia un fondamentale patrimonio storico e culturale della città di Como e in virtù di ciò riteniamo più che giusto aprirne i battenti all'intera cittadinanza in modo, come ribadito prima, completamente libero e gratuito. Proprio da sentimenti come questo scaturisce anche il desiderio di noi studenti di vivere la scuola non solo attraverso la semplice didattica, ma anche attraverso dei momenti formativi e degli eventi che organizziamo insieme ai nostri insegnanti. Il Gira per il Volta è proprio uno di questi eventi, che permette tra l'altro di poter ammirare le bellezze architettoniche della nostra scuola, quali ad esempio quest'aula Benzi e l'aula Premi, ma anche le collezioni della scuola, come quelle che vedete qui esposte, di scienze, di libri antichi e del Museo di Fisica. Perfetto, allora chi tocca, passatevi il microfono, ok, così almeno. Ecco, infatti qua ci sono anche delle altre cose che andiamo poi a spiegare, a presentare. Allora, io sono Lara Liberti di Quinta Classico D, io faccio parte insieme ad Eleonora ed altre ragazze, facciamo parte del gruppo di lettura Dona la Voce della scuola. Il nostro gruppo nasce 4 anni fa con lo scopo di condividere la nostra passione per la lettura e da 4 anni appunto è diventato un vero e proprio laboratorio permanente dedicato alla scrittura e alla lettura. Condividiamo appunto questa passione, infatti i libri sono scritti per essere letti a voce alta e questo è molto importante perché la lettura, attraverso la lettura e la condivisione dei libri e della nostra passione nasce una forza speciale che è in grado di rendere intanto sicuramente più semplice lavorare insieme ma anche più piacevole e coinvolgente. All'interno del nostro gruppo, io sono Eleonora di Quinta Classico B volevo aggiungere che all'interno del nostro gruppo realizziamo numerosissime attività, quali ad esempio la lettura ad alta voce ma anche la scrittura condivisa. Organizziamo anche il club di lettura della scuola che è aperto all'intera comunità scolastica registriamo dopo averli scritti anche dei podcast. E per il Gira per il Volta siete quasi come noi. e,
E per il giro per il volta di quest'anno abbiamo realizzato un reading che è incentrato su un ambiente del nostro liceo dove tutti ogni giorno transitiamo, a cui a volte non facciamo caso, ma in cui noi abbiamo trovato un significato speciale che desideriamo condividere. E quindi, se siete interessati, se vi abbiamo incuriosito, vi aspettiamo appunto sabato prossimo per il giro per il volta. Ci sono anche loro per chiudere? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono Maria Teresa della quinta classico A. Io sono Riccardo Paolillo della quinta SD. E noi siamo solo due dei ciceroni che poi vedrete nel giorno del giro per il volta per il Museo di Scienze. Infatti il nostro liceo gode di un'ampia collezione di scienze naturali che... questo non tutti lo sanno. Esatto, che è di non circa... Non tutti lo sanno ed è un peccato. Infatti perché è molto bella e importante, esatto. È formata da circa 10.000 reperti, quindi molti, che vanno dalla zoologia alla botanica e dalla mineralogia alla paleontologia. Questa raccolta è molto antica, infatti risale ai tempi di Alessandro Volta, quando fu allestita per la prima volta la Camera delle Meraviglie, chiamata Wunderkammer in tedesco. Esatto, poi recentemente abbiamo concluso un progetto con l'Università di Torino che ci ha permesso innanzitutto di andare a riordinare il catalogo di tutti questi reperti e anche di valutare comunque lo stato di conservazione che ad oggi portano. E inoltre da appunto qualche anno anche noi studenti siamo incentivati a partecipare attivamente alla valorizzazione di questa collezione che appunto oltre ad essere un'importante risorsa didattica è anche un importante momento e una splendida occasione culturale per tutte le altre persone. Ecco, Marco, scusa. Prego, prego Roberta, dimmi. Abbiamo Cesare che ha preparato, aperto sullo schermo. Ah, ok. Ah, perfetto. Ah, ok. Ok. Vieni Cesare, vieni a spiegarmelo, prendi così almeno mi spieghi. Va. Ciao Cesare, buongiorno. Buongiorno, il giorno del gira per il volta sarò anch'io un cicerone, ma diciamo che in questo momento sono qua in veste di tecnico informatico. E, nulla, questa è una pagina in cui viene brevemente presentato diciamo tutto l'aspetto naturalistico del patrimonio appunto naturalistico del nostro liceo. E nulla, vabbè, la farò scorrere adesso e farò... Collegata al sito di istituto. Esattamente. Perfetto, adesso fallo vedere, allora che così ne approfittiamo. Cesare, grazie. E quindi siete anche dal punto di vista tecnologico sicuramente molto ben preparati e molto avanti. Molto bene. Perfetto. Okay. C'è questo, ecco, che credo che non tutti sanno, e come dicevano prima gli studenti, credo sia importante farlo capire e poi magari presentarlo direttamente, giusto? No? Esatto, infatti questo è il sito del luogo della natura, appunto, dove ci sono le spiegazioni della nostra collezione. E, volevo ricordarvi che il giorno del gira per il volta ci saranno sia dei reperti molto curiosi da poter osservare e anche dei tavoli relativi alla sostenibilità ambientale, alla biodiversità e ai modelli floreali di Brendel, di cui qua possiamo anche osservarne alcuni esempi. Infatti vi stavo chiedendo se mi spiegavate anche questo, c'è anche il gufo che esatto. È incuriosito il sindaco esatto, che ha incuriosito il sindaco e, okay. Questi sono alcuni degli esempi alcuni, esatto. Questa è intanto la pagina La Natura al Liceo, grazie a Cesare, prego ragazzi. Chiudiamo con voi. Ok, io sono Lucrezia Tavasci di Quinta CB, oggi vi porterò un po' alla scoperta del Museo di Fisica di cui il nostro liceo vanta. Come faccio a volta, uguale, praticamente. E appunto ci porta, questa nostra collezione museale ci porta alla scoperta di quella che era la fisica ottocentesca e noi abbiamo strumenti, oggetti, giochi, libri che ci permettono di capire qual era l'approccio degli studiosi ai principali fenomeni fisici e in particolar modo ricordiamo la sezione dell'elettricità che è molto cara. A volta, infatti esatto. Noi qua in collezione abbiamo il suo elettroforo e qui davanti per esempio vediamo due esemplari di elettroscopi che sono strumenti utilizzati per verificare se un corpo è elettrizzato o meno. Io sono Nubar Paolo Manukian, studente di terza scientifico B e vi mostrerò quella che è la sezione dei giochi del Museo di Fisica. Particolarmente interessante poiché mette in mostra non semplici strumenti a carattere sperimentale o di studio, ma particolari oggetti il cui funzionamento sfrutta determinati principi fisici. E lo scopo di questi oggetti era quello di stupire, suscitare stupore. Abbiamo come esempio gli emisferi di Magdeburgo, utilizzati per dimostrare che se si produce il vuoto all'interno delle due calotte sarà impossibile, o meglio, quasi impossibile, separarle a causa dell'azione della pressione atmosferica. Poi troviamo
l'eulipila o boccia di Eulo, e tra i vari altri strumenti del Museo di Fisica troviamo un dinamometro, troviamo un prisma, quella che è la sezione della meccanica, poi la sezione dell'ottica e, come ha già citato Lucrezia, la sezione dell'elettricità, dell'elettrostatica. Tra le varie altre sezioni troviamo poi l'astronomia, la calorimetria e quella che poi è la statica dei fluidi, qui per esempio troviamo dei vasi comunicanti e quelli precedentemente citati. Tutto questo nel 1800. Tutto questo, esatto, contemporaneo a Volta. E durante il Gira per il Volta sarà possibile assistere ad alcuni esperimenti, come appunto per esempio quello dell'elettroscopio. Perfetto. Bravi ragazzi, davvero vi faccio i complimenti ancora, siete stati preparati, siete stati veramente bravi, sicuramente. Dove chiudiamo? Chiudiamo? Ah, chiudi tu, la prendi il microfono, ecco, aspetta, così. Chiudiamo. No ragazzi, grazie davvero, perché comunque siete stati bravi e credo abbiate incuriosito i comaschi che sono a casa, che ci hanno guardato e che quindi invitiamo ancora per l'ennesima volta a venire sabato, perché farete i ciceroni. Sabato chiaramente quello che vi avete spiegato adesso, ragazzi, sarà ampliato, ovviamente. Adesso l'abbiamo fatto in estrema sintesi. Quindi proprio per concludere, noi insieme a tutti gli studenti, ma insieme anche ai docenti di storia dell'arte, di lettere moderne, di lettere antiche, ovviamente anche di scienze e di fisica, estendiamo l'invito a tutti i cittadini a partecipare a questo evento. La data sarà questo sabato che arriva, sabato 26 ottobre, l'orario è continuato dalle 11 alle 15.30, e l'ingresso è libero, gratuito, senza prenotazione, e inoltre siamo anche, come ciceroni, disponibili a raccontare il Volta anche in lingua inglese, nel caso ci siano dei turisti stranieri che siano interessati alle bellezze del nostro liceo. Giusto, giusto, ovviamente. Bravi ragazzi, grazie. Io chiudo. Bravi. Preside. Credo che tu debba essere orgoglioso dei tuoi ragazzi. Sono orgogliosissimo. Io abbiamo già la maturità, già promossi con il massimo dei voti. Io ringrazio queste ragazze. Questi... perché è una bellissima iniziativa. Sono riusciti a renderla molto gradevole. Bravi. Ringraziamo l'amministrazione comunale, col sindaco e la sessione. Davvero grazie per il sostegno che ci hanno sempre dato e ci continuano a dare. Noi quando chiediamo, il comune c'è sempre. E questo per noi è un punto di riferimento importante, quindi grazie di nuovo al sindaco Rapinese e all'assessore Colombo e a tutta ovviamente l'amministrazione comunale. Ringrazio queste ragazze, questi ragazzi splendidi e splendide, perché ovviamente oltre alla preparazione tecnica hanno una passione che li contraddistingue. Una cosa, cioè, in un ambiente così classico, perché questo è classico per eccellenza. Ecco, trovare tanti ragazzi così giovani e così coinvolgenti non è scontato. Non è scontato. Diciamo che non è scontato. Vuol dire che la scuola, in questo caso il liceo Volta, ha centrato pienamente l'obiettivo, cioè quella di istruire, di dare un'istruzione, ma anche quella di fornire una passione, no? Questo grazie ai professori che li preparano, ma soprattutto grazie alla loro disponibilità, all'apertura di cuore che questi ragazzi hanno e all'apertura di credito che danno alla loro scuola. Grazie davvero a tutti. A sabato. Ciao. A sabato.